rifiuti, il consiglio da mandato a Catrini è vigilare perché le quote non pagate da Verbania non si traducano in oneri per Domo. Tempo di bilanci per Acque Novare e VCO, il presidente Terzoli, tutti i risparmi andranno in nuovi investimenti. Dicembre con caldo folle in quota, frana di roccia dalla prima mattina di ieri sulla parete est del Monte Rosa. Dopo Arona anche Verbania dice no ai botti in piazza a Capodanno, allo studio un'apposita ordinanza. Ad Arona posato il presepe sommerso, l'hanno posizionato i sub di Malpensa, sarà visibile sino all'Epifania. Anticipo all'MLB di Borgo Sesia per lo Sporting che vuole conquistare la decima vittoria consecutiva in campionato. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. I profughi non arriveranno nella struttura di San Pietro in Valle Antrona. La cooperativa La Bitta è stata esclusa dalla graduatoria del bando della prefettura per l'accoglienza di 30 migranti. Siamo stati esclusi per una ragione amministrativa, sapevamo dell'esistenza dei presupposti per questo epilogo, ne eravamo consapevoli, peraltro, per questo tra l'altro avevamo deciso di non rispondere alle polemiche sollevate nelle scorse settimane. Commenta dalla Bitta Simonetta Valterio. La stessa spiega che tra i requisiti richiesti dal bando c'era quello di aver maturato esperienza in un centro d'accoglienza, requisito che la Bitta non aveva. Da qui la decisione di dare corpo a un'associazione temporanea di impresa con altre due cooperative che invece soddisfavano quel requisito, ma non è bastato. L'interpretazione è stata più stringente, ha spiegato Valterio, quindi Bitta fuori e niente migranti in Valle Antrona. Si è riunito ieri sera a Domodossola il Consiglio Comunale, fra i punti discussi anche l'ordine del giorno presentato dal centro-sinistra sullo stato di salute di ConservVCO. La notizia è più politica che amministrativa. A tener banco in Consiglio Comunale Domodossola è stata la situazione economica di ConservVCO, sul cui stato di salute ha presentato un ordine del giorno il centro-sinistra, coalizione che è pure ai posti di comando del consorzio della raccolta rifiuti in provincia. Il documento ha visto il voto a favore di tutta la maggioranza, Partito Democratico, Sinistra Unita, Lista Civica dei Giovani, più i consiglieri su Cespataro. Il Consiglio ha impegnato il Sindaco e la Giunta a vigilare perché le quote non pagate dal Comune di Verbania a ConservVCO non si traducono in un maggior onere per le casse comunali. In poche parole, la maggioranza di centro-sinistra di Domodossola chiede controlli sull'azione portata avanti da Silvia Marchionini, Sindaco di Verbania. PD e Sinistra Unita hanno tirato in ballo la decisione dell'amministrazione comunale verbanese di non pagare la rata di agosto, decurtandola del 20% per il pessimo servizio reso alla città nella raccolta rifiuti. Domodossola ora aggiunge: l'azione del Comune di Verbania non deve pesare sulle casse di ConservVCO e su quelle dei cittadini della provincia. Nel documento il Consiglio Comunale Domese invita a far sì che i meccanismi di controllo della qualità del servizio siano vagliati per valutare eventuali modifiche che li rendano maggiormente efficaci a garanzia di maggior qualità per tutti i cittadini. Il sindaco Mariano Catrini non è stato leggero nel definire demagogiche alcune prese di posizione di Marchionini, come quella di ridurre la rata per il pessimo servizio. Ma anche l'opposizione di centrodestra non è stata tenera. Angelo Tandurella, PDL, che da mesi chiede maggiore attenzione sull'azione di ConservVCO, ha invitato nuovamente a vigilare sulla politica dei rifiuti in provincia. Ed ora parliamo di Acqua Novara VCO, che quest'anno ha fatto segnare un trend positivo. Soddisfatto il presidente Terzoli. Il 2015 è stato un anno fruttuoso, il primo anno diciamo completo in cui si è sperimentata la fusione che ha dato vita appunto ad Acque Novara VCO. Com'è andata? Sì, il primo anno che è iniziato già a dare i suoi frutti. Stiamo andando avanti sulla riorganizzazione territoriale, nella provincia di Novara è già praticamente attuata, con l'anno prossimo inizieremo sulla provincia del VCO. Fondamentale è stato in questo anno l'aver rimodulato il finanziamento in essere con gli istituti bancari da parte di Acqua Novara VCO, che comporta un risparmio nella durata del finanziamento di circa 6 milioni di euro, che è una cifra importante, sono circa 6-700 mila euro all'anno, e che il Consiglio di amministrazione ha deliberato di girare totalmente a investimenti, quindi saranno reinvestiti sul territorio per le opere sia sulla rete idrica che sugli impianti di depurazione. Non solo però, perché Acque Novara VCO è stata selezionata per un importante premio.
Sì, inaspettato, perché non lo, neanche lo sapevamo, ci hanno dato la comunicazione, siamo arrivati tra i primi 5 società che gestiscono non solo il settore idrico ma tutte le utility in Italia per innovazione tecnologica, e per noi comunque, che siamo per carità una realtà, siamo la seconda del Piemonte, la 20ª in Italia, è comunque un risultato arrivare tra le prime 5 in cui ti confronti con colossi come ERA, 2A, Acea, che sono tutte comunque società quotate di dimensioni nettamente maggiori alla nostra, un dato di assoluta soddisfazione. 58 famiglie bisognose del Cusio potranno beneficiare delle borse spesa 430 donate dal Lions Club Omegna in collaborazione con Fondazione Comunitaria del VCO e Ipermercati Savoini. È il momento della solidarietà, e non solamente perché siamo nel periodo natalizio, in realtà i Lions lo fanno tutto quanto l'anno, ma quest'anno è davvero un pochettino speciale perché ci si ricorda di persone del nostro territorio che sono bisognose, con un'iniziativa abbastanza singolare, delle borse della spesa, che però non sono le classiche borse della spesa ma molto di più. Un progetto che Lions porta avanti da alcuni anni e riguarda tante famiglie del nostro territorio. Riguarda principalmente 58 famiglie quest'anno, che sono state selezionate rigorosamente dal Consorzio dei Servizi Sociali del Cusio e dalle associazioni, alcune associazioni di volontariato locali. I Lions di Omegna fanno questa iniziativa, che consiste nella vendita di 430 panettoni e il ricavato totale è di 5.000 euro, quindi saranno 5.000 euro di buoni spesa. Va detto che a questi 5.000 euro concorrono anche la Fondazione Comunitaria VCO e i supermercati Savoini per il valore essi del 10% del totale. Fondazione Comunitaria, che ripeto è partner del Lions Club di Omegna nelle sue iniziative di utilità sociale, non poteva non essere presente, infatti colma il divario per il raggiungimento dei 5.000 euro che sono la quota economica che è stata messa a disposizione per queste borse natalizie. In queste 58 famiglie che il CIS ha individuato come persone particolarmente bisognose anche di una borsa spesa, per quanto fatto in maniera molto discreta, perché queste borse spese in realtà sono delle tessere, chiamiamole bancomat, di un certo valore, sorprende il fatto che ci sono tantissime famiglie residenti nel nostro territorio e cui unico forse disgrazia è quello di essere rimasti senza lavoro. Sì, esatto, è senz'altro prevalente il numero di famiglie che sono residenti sul nostro territorio, e quello, il denominatore comune che abbiamo riscontrato andando a selezionare le famiglie con particolare necessità è proprio quello che è appena stato detto, la carenza di lavoro. Tecnicamente cos'è che avviene? Cioè voi a queste famiglie, queste 58 famiglie, che cos'è che consegnate, date? Noi consegniamo una tessera precaricata, la tessera è spendibile presso i supermercati Savoini, e questo perché i supermercati Savoini partecipano a questa iniziativa anche dal punto di vista economico, quindi con una loro partecipazione economica possiamo aumentare il numero di tessere che vengono distribuite. Consegniamo questa tessera, la tessera è utilizzabile soltanto per prodotti di prima necessità e non per generi volontari, fino alla concorrenza del valore che è stato precaricato sulla tessera stessa. E di solidarietà si occupa anche il Sasso nello Stagno. Assist for Peace è il titolo del progetto che prevede la costruzione di un campo da calcio a Gerusalemme. L'approfondimento a firma di Maurizio De Paoli è in onda il venerdì alle 20.35, ancora il sabato alle 17 e la domenica alle 14. La puntata di questa sera del Sasso nello Stagno è una puntata un po' particolare, è una puntata certamente prenatalizia. Parleremo di un bel progetto, il progetto che vuole realizzare a Gerusalemme un centro sportivo dove si possono incontrare per giocare, per divertirsi, per esprimere la loro gioia i bambini, i ragazzi dell'intera città, non importa che siano cristiani, cattolici, musulmani, ebrei, ortodossi, non importa, l'importante è che siano ragazzi che hanno voglia di giocare, di stare insieme e di guardare in faccia la vita con una fiducia e con speranza, in una città che invece, come voi sapete, spesso e volentieri finisce sulle prime pagine dei giornali per fatti drammatici. Quindi, per parlarci di questa bella iniziativa, avrò con me ospiti nei nostri studi, anzi sono già qui con me, Luca Scolari,
che è l'anima di questo progetto. Buonasera. Assis Porfpisa, quindi un assis per la pace. Don Angelo Nigro, che conoscete, parroco di Ifa e che conoscete, i nostri telespettatori conoscono, e Abdel Fisasi, che è rappresentante della comunità islamica del VCO. Quindi grazie. Appuntamento al Sasso nello Stagno. Caldo anomalo in alta montagna, le temperature sono quelle di fine ottobre, frana di roccia sul Monte Rosa e niente precipitazioni almeno fino a Natale. Frana di roccia nella prima mattina di ieri sul Monte Rosa ed ora il fenomeno prosegue con la pietra sottostante alla parte franata che è venuta alla luce, che si scalda al sole e si spacca a sua volta. In un clima sempre più caldo le rocce si sgretolano, questa non è una novità sulle Alpi né tantomeno nel resto del mondo, spiega Luca Sergio su Meteolive VCO, sito dal quale abbiamo attinto queste immagini. Sergio prosegue, ora è il turno della nostra parete est del Monte Rosa a Macugnaga. Siamo in prossimità del ghiacciaio delle Locce, versante nord, lago che probabilmente è stato anche raggiunto dai detriti. Che quella zona fosse già soggetta a frane si sapeva. L'altra area, la più pericolosa per le continue frane e colate detritiche, è il canalone Imseng. La frana è una probabile diretta conseguenza di un dicembre 2015 caldo con temperature folli per la quota, dice Sergio. La temperatura media provvisoria a oggi è di 3,1 gradi centigradi, la media delle minime di 0,9 gradi centigradi, come se fosse ottobre e non dicembre. Un caldo record in montagna come in pianura, storico quasi. Luca Sergio spiega che non si tratta di avere temperature condizionate dal fön di 26-27 gradi come nel 2006 in Piemonte. Qui si tratta di una vera ondata di caldo dal Nord Africa. Colonnina di mercurio di 6-7 gradi oltre le medie del periodo, nessuna precipitazione in vista per i prossimi 10-12 giorni. Ci attende dunque un Natale senza neve o quasi e con temperature decisamente gradevoli. Libertà oltre i confini in Messico por la paz è l'argomento dell'incontro che vedrà la partecipazione di Giulia Baruzzo, componente del settore internazionale di Libera, l'associazione da sempre impegnata nella lotta contro le mafie e in diversi progetti europei sul contrasto sociale all'economia illegale, oltre che in programmi di reti antimafia in America Latina. L'appuntamento domani alla Cappella Mellerio di Domodossola alle 17:30. Arona l'ha già fatto, con largo anticipo già a ottobre aveva vietato i botti di Capodanno. Anche a Verbania è allo studio un'ordinanza in questo senso, intanto presentata la festa in piazza Ranzoni per la notte di San Silvestro. Il 31 dicembre appuntamento proprio in questa piazza che sicuramente avrà una veste molto diversa. L'organizzazione del comune e di Eventi Verbania, che cosa ci aspetta? Ma quest'anno ci sarà Piazza Ranzoni, cambierà completamente l'abito, si metterà un abito da sera, ci sarà non è un piccolo evento ma sarà uno spettacolo di Capodanno. Ci saranno dei professionisti di un certo livello che verranno in questa piazza e faranno un grandissimo spettacolo, non solo sul palco ma anche nella piazza. Questo noi abbiamo voluto portare avanti la stessa linea dell'anno scorso perché Verbania è giusto che abbia il suo Capodanno. Lei ha detto in tutti gli anni di amministrazione Marchionini ci sarà il Capodanno in piazza, un evento quindi nel quale credete molto. Noi siamo convinti che ai verbanesi piaccia vivere la piazza e la città e quindi costruire un'occasione bella di investimento anche nel turismo locale, perché non pensare a un Capodanno sul lago nel 2016, con quindi anche la partecipazione degli alberghi. Quest'anno è già iniziata una buona collaborazione insieme a bar e ci aspettiamo il prossimo anno magari anche con più attività commerciali, perché l'idea è quella di offrire un appuntamento, uno spettacolo di animazione per tutti i giovani, giovanissimi, che comunque nell'ultimo giorno dell'anno vivono la città e sono presenti in maniera numerosa, e anche per le famiglie. Sarà un appuntamento in cui noi investiremo non tanto e solo risorse economiche, parliamo di 16.000 euro, ma nel volontariato che dà una mano al comune nell'organizzazione pratica di questo evento. Diversamente costerebbe almeno il doppio. Abbiamo bisogno di avere meno polemiche e molta più voglia di vivere la città. Botti sì o botti no?
Siamo dell'idea di fare un'ordinanza contraria ai botti, la stiamo studiando per fare qualcosa che poi possa essere anche seguito e dal modo che sia controllato, per cui penso che faremo appunto l'ordinanza. Ed ora parliamo invece delle iniziative natalizie ad Arona, tra le diverse attrattive anche il presepe sommerso. L'idea è nata qualche anno fa, siamo un gruppo di subacquei all'interno dell'aeroporto di Malpensa e questa cosa ci ha distinto sempre in tutte le nostre assistenze. Diciamo che l'idea è nata appunto di creare questo presepe sommerso e come culla adottare un aereo. Abbiamo recuperato questo aereo qualche anno fa, l'abbiamo bonificato, sistemato e preparato per questa cosa piuttosto originale. Non è la prima volta che il presepe viene sommerso qui nell'angolo tra Piazza del Popolo e lungo Lago Marconi, ma sono diversi anni che voi fate presepe qua. Sì, siamo al quinto anno e il nostro presepe è legato a una raccolta fondi per Telethon, perché la nostra società SEA è uno dei maggiori sponsor di Telethon e quindi il nostro scopo è quello di cercare di portare più gente possibile a conoscenza di quello che è la ricerca per Telethon e quant'altro. E uno dei pochi metodi che conoscevamo era quello di abbinare le nostre capacità di poter posizionare un presepe sott'acqua, essendo subacquei, e un aereo. Diverse sono le iniziative per il Natale aronese. Qui ci troviamo nel bosco di Piazza San Graziano, dove c'è anche però la natività. Sì, è una delle novità di quest'anno, come Proloco puntiamo sempre a implementare, a far crescere queste iniziative natalizie. Quest'anno si è deciso di creare questo bosco qui in Piazza San Graziano, finalizzato principalmente al giorno 20, dove ci sarà la festa di tutti i bambini. Natale Bimbi quest'anno non sarà in Piazza del Popolo, ma viene spostato qui in Piazza San Graziano. In Piazza del Popolo abbiamo visto anche un'attrazione per i giovani. Attrazione per i giovani, classica pista di pattinaggio, è aperta tutti i giorni. E queste sono giornate di grande lavoro per Babbo Natale, che nelle giornate passate è approdato anche a Gravellona Toce. Una Babbo Natale staccano vista quello che è arrivato martedì pomeriggio a Gravellona Toce per l'evento organizzato in Piazza Vittorio Veneto dalla Farmacia Bernardin e dalla Croce Verde. Per lui doppio impegno, ha infatti salutato e fatto fotografie sia con i bambini delle scuole elementari che dell'asilo Monumento ai Caduti. Una piazza affollatissima con i bambini entusiasti che hanno avuto la possibilità di imbucare le letterine nelle cassette all'esterno di diverse attività commerciali della piazza per esprimere i loro desideri in vista dell'imminente Natale. In piazza presenti anche gli animali della fattoria del Toce, partner dell'iniziativa. Pony, conigli e pecore hanno catturato gli sguardi, le attenzioni e le carezze dei bambini. La giornata si è poi conclusa con dolci e cioccolata calda per tutti e le offerte lasciate dai genitori sono state devolute in beneficenza all'Associazione dei Commercianti Benpensanti di Gravellona, che tanti eventi ha organizzato nel corso degli ultimi mesi. Evviva! Forza le mani! Ed ora in Valle Antrona, domani sabato 19 dicembre apre la pista di pattinaggio di Antrona Piana. Lo staff si è messo subito al lavoro appena sono scese le temperature e così è riuscito a preparare la splendida pista su ghiaccio naturale. Gli orari d'apertura questo weekend pomeriggio e sera e poi dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni, sempre al pomeriggio e alla sera. Nel giorno di Natale apertura alle 15 e ancora domenica 20 dicembre il gruppo folk di Antrona organizza, sempre in Antrona Piana, Aspettando il Natale, una giornata aperta a grandi e piccini con bancarelle degli hobbisti, visita ai presepi, pranzo in compagnia, giochi e animazione per bambini. Alle 16 arriverà anche qui Babbo Natale con doni per tutti i piccoli, a seguire la merenda e la premiazione dei presepi. Il calcio in apertura di Pagina Sportiva, domani a Borgo Sesia la capolista Sporting Bellinzago va a caccia della decima vittoria consecutiva.
È uno Sporting Bellinzago con tanti dubbi di formazione quello che domani affronta nell'anticipo dell'ultima giornata del girone di andata il Borgosesi all'MLB con fischio d'inizio alle 14.30. I Tigrotti, già aritmeticamente campioni d'inverno con 90 minuti d'anticipo, saranno senza Magrin, che ha rimediato un infortunio muscolare di una certa gravità e sarà out per almeno 40 giorni. Non solo, quasi certa l'assenza di cacciatore Papa, mentre Montante è in fortissimo dubbio. L'attaccante ex Cuneo ha tolto oggi il gesso e vuole esserci, ma deve avere il via libera dai medici. Indisponibile, perché squalificato, anche il centrocampista Vingiano, che ha rimediato il quarto cartellino giallo dell'anno domenica scorsa nel match vinto con la Novese. Il Borgosesia, che ha lasciato libero l'ex Primavera Juve e Santiago Bottone, avrà il nuovo attaccante Spampatti, ex Renate, Trizium e Monza. I Granata sono in una situazione di classifica complicata, in piena zona play-out. Gozzano invece, nell'ultimo turno, prima del giro di boa, se la vedrà con il Ligorna, sul campo di Genova a porte chiuse. Il successo di domenica scorsa contro la Caronnese, ammette mister Viganò, è stato importante per la classifica e per la nostra autostima. Abbiamo saputo fermare una delle big del campionato, ma ora dobbiamo ritrovare continuità. La trasferta in Liguria, come tutte d'altronde, non sarà per nulla semplice, anche perché troviamo un'avversaria che è in piena lotta per mantenere la categoria. Servirà una prova di alto livello per tornare a casa con un risultato positivo, l'analisi del tecnico dei Cusiani. Sugli altri campi spicca il match tra Caronnese e Chieri, una partita a cui guarda con interesse lo Sporting, che probabilmente spera che da questo match esca un bel pareggio per allontanare ancora un po', in caso di successo, entrambe le contendenti. Rischia anche il Sestri, in grande risalita. La squadra spezzina è ospite dell'Oltrepò Voghera. Il Pinerolo di Nisticò invece ospita l'Acqui. Ed ora il volley, match d'alta classifica al Pala Igor tra Novara e Nord Meccanica Piacenza. Igor a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato. Domani a Novara arriva la Nord Meccanica Piacenza, una delle più autorevoli candidate allo scudetto in un campionato quanto mai equilibrato e livellato. Non è stata una settimana semplice in casa delle gaudenziane. Il cambio di allenatore, per certi versi inatteso, visto che è arrivato dopo il successo al Pala Nord di Bergamo con l'esonero di Luciano Pedulla, ha inevitabilmente portato uno scussone fuori e dentro il gruppo. Fenoglio, il nuovo tecnico, ha avuto modo di lavorare con la squadra per 4 giorni. Ieri sera invece c'è stata la cena degli auguri alla presenza di sponsor e giornalisti. Piacenza, dal canto suo, è reduce dal KO nel derby del Po contro le campionesse d'Italia della Pomica San Maggiore ed in classifica attualmente occupa la quarta piazza insieme a Modena, a -3 da Casal Maggiore e Novara e a -4 dalla capolista Conegliano, che ha però giocato una partita in più rispetto alle avversarie. Sorocaite e Melandri sono le punte di diamante della squadra allenata da Gaspari, senza dimenticare Bellien, Marcone e Pascucci. Indubbiamente c'è curiosità per capire se ci saranno delle variazioni da parte di Fenoglio, non tanto nelle interpreti quanto nella tattica. Domani alle 20.30 le prime risposte a queste domande. Il pubblico si aspetta una vittoria, anche perché perdere uno sconto diretto in casa non sarebbe auspicabile. La Igor sarà poi nuovamente in campo mercoledì 22 dicembre per l'ultima giornata del girone di andata contro la Matricola Vicenza, una sfida che all'inizio 2000 era la semifinale scudetto. Fare 6 punti in queste 2 partite significherebbe chiudere il girone d'andata al primo posto con il titolo di campioni d'inverno. E con il volley noi chiudiamo. Per tutti gli aggiornamenti e se vi siete persi qualcosa c'è il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.